C'è una persona che mi scrive: come faccio a stare con la sofferenza di mia madre demente che si lamenta tutto il tempo? Molte persone sono costrette a vivere accanto agli anziani che soffrono. Questa sofferenza in realtà non è arrivata con la vecchiaia, non è arrivata con l'avanzare della vita, c'era già. Era una sofferenza non osservata che si è accumulata negli anni. Una separazione dalla vita che è andata crescendo negli anni. Allora, un essere umano, invece di vivere la pienezza della vita che l'età matura, l'età adulta regala, che è un dono meraviglioso, vive la sofferenza di cui non ha potuto farsi carico, che non ha potuto accogliere. Come faccio a vivere accanto a una madre demente che si lamenta tutto il tempo? La pratica spirituale non è teoria. Se la teniamo come un'idea, non ci aiuta nella vita di tutti i giorni. Un'esperienza come questa è un'esperienza che richiede la pratica della presenza, che richiede che tu ci sia, che tu ci sia non con lo sforzo, non con la resistenza. Non creando sofferenza per te. Un'esperienza come questa ti richiede di accogliere la tua sofferenza di fronte alla loro sofferenza. Come si fa a vivere accanto a una persona che soffre? Si chiude il cuore e si diventa rigidi, ci si allontana emotivamente, si giudica, ci si ritira nel giudizio, in una lamentela interiore anche noi. Una persona che soffre accanto a noi ci insegna ad accogliere la sofferenza. E questa è l'esperienza di accompagnare chi soffre.